Sintonizziamo l'audio. Andiamo. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo motovlog. Siamo in direzione del passo di Zambla, per la precisione adesso siamo a Bracca, come vedete qua. Stiamo entrando in una sorta di orrido che chi del posto conosce, e ve lo consiglio anche perché è molto bello. E vi ho tralasciato, anzi vi abbiamo tralasciato 57 km di rottura di palle. E c'era un po' di traffico. Veramente, era una roba madonna. Quindi la destinazione di oggi, come anti-places, è arrivare al passo della Presolana, che è un passo comunque abbastanza conosciuto. Un po' di storia, io ho fatto già questo passo veramente tanti anni fa, forse era il 2014, quindi ormai sono passati più di 7 anni, ormai 6-7 anni, quindi il tempo vola. E è un passo comunque carino, ma l'obiettivo principale è passare poi dalla Val Camonica e scendere, o meno un pezzo della Val Camonica, e scendere verso il lago di Iseo. E adesso vi sto mettendo qua la solita mappa, che così potete prendere poi spunto. Ma prima di arrivare appunto al passo della Presolana, passiamo lo Zambla, che regala sempre le sue solite belle curvette. Adesso facciamo fuori questo BMW qua. Oh. E già le prime curvette passano di qua. Adesso l'Aca la Zavorrina potrebbe raccontare un attimo la storia del suo Zambra, perché lei lo Zambra l'ha fatto tipo una volta, se non mi ricordo male. Sì, solo una volta. Ti ricordi che c'era un po' di neve? Sì, non so che mese fosse, forse aprile. Però c'era ancora la neve, se ti ricordi, che siamo arrivati sopra e c'era tutto quell'accumulo. Cioè, praticamente noi con la Z abbiamo fatto tutto. Cioè, ci mancano solo le catene e possiamo andare in giro anche sul ghiaccio. E adesso facciamo un paio di curvettine qua. E di curvettine sono 20 km. Infatti, comunque veramente c'è un po' di casino oggi. È una giornata bella dopo tanti mesi di zone arance e rosse, e la gente esce. Vabbè, è noi uguale. Appunto. Ed eccoci qui ad Oltre il Colle, strazetto colmo di motociclisti. Ci torniamo di qua noi. Oh, devo dire che ho trovato la strada a salire di qua molto molto brutta rispetto agli ultimi anni. È peggiorata veramente tantissimo. Sì, va bene. Andiamo di lì. Poi adesso noi facciamo una piccola sosta e dopodiché ripartiamo per andare verso la Presolana. Ragazzi, siamo qua, passo di Zambra, dietro di me Pizzo Arena, giornata frizzantina, qua, Zavorina, ci siamo fermati un attimo qua a riposare, e ecco là il passo, e adesso si riprende per andare verso l'antinfesis di oggi, che è una sorpresa. Allora, adesso noi stiamo ripartendo per andare verso Ponte Nossa, da Ponte Nossa andiamo verso Clusone e scendiamo poi l'ultimo tratto per poi risalire verso il passo della Presolana, che siamo sempre in quota 1280-1300. Com'è l'Alben qua a destra? Bello, molto... È imponente, no? Sì, c'è anche un po' di neve. Questa zona qua sicuramente sarà un po' il tempo che Valle si riprende un attimo, perché, pensate un po', fa ancora male quel famoso adduttore che avete visto nel video della salita al Legnoncino, e è ancora sotto un po' di cure, quindi pensate che anche adesso in moto l'adduttore gli fa male, perché comunque a tenere il ritmo di quando facciamo le curve. Infatti adesso scenderò molto più tranquillo. Ma no, quando è che ti riprendi, dai? Non lo so. Dai, su,
facciamo stare in pensiero un po' tutti. Spero presto, sì. Lo so. Comunque questa salita di qua è più bella, quindi lo Zambla è molto meglio farlo salire da questa parte, da Ponte Nostra in su, perché di là la strada, ripeto, non è messa molto bene, anzi è peggiorata moltissimo dall'ultima volta che l'ho percorsa. Allora, eccola qua la Brusolana, siamo in direzione Schilpario e non manca moltissimo, mancano meno di 10 km, così riusciamo ad arrivare poi al passo della Brusolana e finalmente mettere qualcosa sotto i denti. Questo pezzo qua sai che non me lo ricordavo così? Io non l'ho mai fatto questo pezzo. Chissà, quegli anni lì te non venivi tanto in moto comunque. Forse stavo studiando, non lo so. Sì, erano tutti quei weekend in cui tu dovevi riparare lauree, seconde lauree, terze lauree, quarte lauree. Esageriamo come al solito, eh. Vabbè, ne avevi sempre una dietro l'altra di robe, tra esami e tutte robe. Non è che comunque passavi molto tempo in moto tutti quei weekend, eh? Beh, qualcuno sì comunque, ma meno di te di sicuro. Vabbè, io andavo praticamente, facevo 500 km ogni sabato. Comunque, questa Brusolana viene chiamata la regina delle robie. Già. Perché è veramente una bella montagna e non abbiamo mai avuto ancora modo di salire, né? E anche perché è un po' lontana comunque da noi, cioè, in giornata, in macchina e... Bisogna o fare super levatacce o comunque spezzarla come abbiamo fatto tipo sul Coca. Vabbè, adesso superiamo poi anche sto camioncino qua e ci vediamo fra un po'. Ed eccoci qua, perché siamo arrivati alla Brusolana 1297. Benvenuti in Val di Scalve. Ma che c'è anche la panchina, ci mettiamo lì. Allora ragazzi, eccoci qua, costa pranzo, panino con ingredienti dell'orto, a parte il prosciutto, è quello che stiamo mangiando. Una bella giornata e adesso facciamo un bel giro ora, ci riposiamo un po' e dopo andiamo verso l'Antiplesis, ovvero quella gola della Val Camonica che ci porterà poi giù verso il lago e torniamo poi verso casa, sempre senza facendo autostrade o robe varie. Va bene la giornata oggi? Sta mangiando la fame anche lei. Pausa pranzo finita e relax finito. C'era un bel sole caldo. Meno male, anche perché comunque a 1300 fa ancora frescolino, devo dire. Adesso noi finiamo il passo a scendere e molto probabilmente di qua è molto più bello, si vede a salire, intendo di strada. Arriviamo poi a un bivio che, come starete vedendo adesso da questa piccolissima mappa, ci potrebbe portare a Mazzunno, ed è tutta quel tratto della Val Camonica che ci porta poi a Boario Terme e da lì puntiamo all'Overe e torniamo poi pian piano verso casa, come avete visto dalla mappa. Ecco qua, ragazzi, vedete? Siamo in quella tratta di strada che porta verso Boario Terme e ricorda molto la Valtalizzo, no? Per chi comunque bastica queste zone della Lombardia, e è scavata in questa gola, in questa forra, anche se non è proprio una forra, però l'alias, diciamo, è questo, ed è molto molto bella. Allora ragazzi, eccoci qua al lago di Endine, perché c'era una strada interrotta per andare giù all'Overe, quindi tutto un giro per arrivare qua.
e direi che... Tra l'altro è il posto dove abbiamo fatto l'hunting place l'anno scorso. Sì, esatto. E vabbè, io direi che il video si finisce qui. Spero che questo primo video di inizio stagione vi sia piaciuto. Ne seguiranno tanti altri. Mettete like a questo video, condividete e ciao bagai, al prossimo video.